Buonasera, signori telespettatori. Siamo oggi in studio, al solito appuntamento con la scienza, con il professor, ma lasciamo che si presenti da solo, il grandissimo... Sono il professor Charles California d'America. Per chi non capisce, parlo io per il professore. È venuto qui nel nostro studio, in Italia naturalmente, per presentarsi il suo ultimo libro. Come puoi inquadrare? Io ho letto questo libro e potuto notare che lei avanza delle nuove ipotesi sul sistema solare. Sì, che ribaltano tutte le tesi passate. Diciamo che la mia base di astronomia è basata sulla scienza, sulla cultura, in base al tempo meteorologico, nucleare, atmosfericamente e ginecologico. Per esempio, lei ho letto in questo libro che vede il sole in un modo diverso. E beh, ecco, cioè, è solo in base alla mia... Cioè, come ha fatto con tutti quei studi a vedere... Cioè, beh, dirò che... Ecco, gli narro come è successo... Una notte del 22 maggio del 1960 mi trovavo nella strada di Chicago e lì per caso mi trovavo solo, sperduto, in una foresta e quando... Non so se lei ogni tanto gli vengono delle idee in testa, dice porca vacca, mi è venuta questa idea. Bene, io... È scoppiata un'idea proprio qui, nel punto ortico cervellare della vertebra sinistra. E ho pensato, ma io devo fare qualcosa di molto importante. Il sole come nasce, il sole come avviene questo. Abbiamo visto, lei ha portato in studio alcuni suoi. Sì, fogli. Ho portato. Sì, vogliamo farli vedere a chi ci segue. Sì, ragazzi. Possiamo farli vedere, anzi vi dirò anche... Allora io mi reco, sperando che la telecamera mi segua, in quest'ardua impresa a mostrarvi i risultati dei difficili studi del grande... Il professor Charles Knight Cuthbert. Ok, perfetto. Andiamo qui a aprire il tabello elettronico e guardate... Allora, il sole quadrato. Bene, e in base alla mia teoria, il sole quadrato, che voi vedrete, i signori, che questi sono, non sono occhi come voi pensate, no, questi sono le cose adolescenti del sole. Cioè, voi dite questa è la bocca, non è la bocca. Questa è una cosa che il sole si trasforma automaticamente nelle cose, diciamo, nucleari. Allora voi dite, ma tutti questi segni? Per esempio, questo sull'ozono. Ecco, bene, allora io ho studiato in questa cosa, come dire, io... E tre vuol dire i tre segmenti dell'orizzonte... Dei moschettieri? No, moschettieri, diciamo che sono i tre. I tre, e sarebbero... Che sono? Questo pH, che... va a scontrarsi, ecco, con il CH3 e poi riconverge sul sole. Niente, il pH3 sarebbe un incrociamento quanto il sole va a calare del riposo, che entra la luna, perché P vuol dire piano di attesa con accamento con virgola CH3, che sarebbero, se io faccio questi calcoli CH3, mi viene a rispondermi, senti? Quindi questo è tutto concentrato in questo, diciamo, elettronico, tutti i miei piani, i miei studi qui dentro. Poi invece questo... È questa formula che non siamo riusciti a capire. Ecco, questa formula. In base... Ci sposti, professore, se no la gente da casa non guarda. Prego, prego. Il cazzo, ci vuol dire capovolgimento autonomo... Zerofonico. Veramente questo è CA3, non cazzo. No. Cioè il C...
Dimenticato, può succedere a tutti. Sì, perché io non sono... si era preparato bene, insomma. No, ieri ha fatto sì, così. Per esempio, posso togliermi? No, no, continui a spiegarci che sembra interessante la cosa. Vorrei togliere il motore. Anche se si è messo la tuta rovescio, insomma, fa niente. Posso uccidere? La schia rovescio. Bene, in base alla teoria, io vorrei fare uno scorto in base a un piano, ecco, intellettuale. Si possono influire in base al vento che il sole. Perché il sole nasce all'ora X e tramonta all'ora X? Ecco, io ho studiato questi particolari di CH3 con Kites e Porto. Ma veramente già gli egiziani avevano studiato questi particolari 6.000 anni fa? Sì, ma però, voglio dire... Cioè, lei c'è arrivato dopo? No. Loro, non c'è arrivato dopo? Loro, no, ci sono arrivato. Cioè, arrivo sempre a tale ora al bagno perché è un orologio. Ognuno ha il suo tic-tac in corpo per andare a fare i suoi bisogni. Ma i bisogni? Beh, lasciamo perdere. Aspettate un po' di relax, ci vuole. Spirito ci vuole. Bene, no, ma non con... il professore quando ride pensa, riflette. Perché si è bloccato la valvola K nel metabolto, forse del nucleare a sclerosi. Quindi eravamo rimasti a lei che fa il cesso. Bene. Diciamo questa faccia... guardando la casa. Che trema. Sarei emozionato un luminare con lei. Comunque in pratica il risultato di questa equazione in pratica spiegherebbe le piogge acide. Beh, acide. Perché un bambino si chiede, dice: mamma, ma il sole perché mi segue sempre? Ma anche gli egiziani 6.000 anni fa hanno risposto a questa domanda. Lei ci è arrivato dopo. Però, no. Sì, perché lei prima va al cesso, poi. No, su questo punto qua, io vorrei farla spiegare, carissimo, che non è il sole che viene appresso. Cioè, il sole, la terra è ferma. Ecco. Mentre prima si diceva che la terra girava ecco, al sole. Allora io ho studiato i miei piccoli particolari che... E noi che giriamo intorno al sole, capisce? Beh, ma anche prima dicevano. No. Infatti prima dicevano, ma come mai se io vado in quella stanza vedo anche il sole all'altra finestra, si apre quella finestra e vedo il sole pure l'altra finestra e si vado a gigantina e vedo il sole pure gigantina? Ecco, gli egiziani cosa dicevano. Ovviamente. Perché non avevano capitato questo orizzonte dei punti quattro cardinali. Io invece ho studiato con questi segmenti ad zono. Ma comunque questi punti cardinali, se sono tali, sono sbagliati, perché il nord è in alto. E no, caro amico, a secondo uno come si mette, se io mi metto così, lo vedi qua, se io mi metto così, H, ecco,
se lei mi dà un attimo i miei cuffie. Le mie cuffie? Le mie cuffie. Vabbè, in inglese i miei cuffie. I cuffie. Ecco, io mi dovrei un attimo prendere un po' di... Sono pronto. Allora. Oh, okay. Ma possiamo anche togliere le cuffie e metterci di nuovo seduti. Tanto ormai la lezione di astronomia e fisica può considerarsi terminata. Lezione che il pubblico ha così gradito, come ho fatto vedere. Lo facciamo rivedere ancora. Allora, il DNA. Il DNA che vuol dire dinamico... dinamo nucleare con atmosferico scientifico. Veramente DNA significa deossido ribonucleico? No, ecco l'errore, ah. Ecco l'errore. Ci illumini lei. Ecco, in base alla mia teoria archeologica che ho fatto nucleare atmosfericamente scendente in tutti i gas, si possono, ecco, allora io studiando con il mio... elettronico PIF e diventa una cosa abbastanza buona, diciamo adolescente. Vabbè, diciamo di Ma forse il pubblico si aspetta qualcosa di più. Ma sarà pure una... la sua esposizione è troppo elevata, usa termini troppo tecnici. Ma... altrimenti il pubblico dovrebbe pensare anche questo. Lasciamo vedere, perché io sono la voce del pubblico. Mi dispiace interromperla durante la sua esposizione. Non vorrei che fosse... non vorrei che la giudicasse male, ma lei deve, in pratica, questo DNA, in pratica, è vero che ognuno di noi ha il DNA di... In Georgia, a Chicago, ho 5 donne. Non vorrei... 5 donne. Sicuro? Ritornando al nostro discorso, lei come prevede... il futuro il susseguirsi di questo problema, l'inquinamento? Se boh, però pare che per stare un bel troppo cazzo, ma basta, è il simpatico questo qui professore. E il professor Warwick Wallace-Rastas vi saluto e vi abbraccio. Anch'io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata sulla scienza, sulla storia. Zitto. Tuttavia, credo che i telespettatori concorderanno nel me nel pensare questa cosa circa il professore, poiché lei ci ha illuminato sul futuro, sulla scienza. Vi facciamo vedere. Ecco, la regia inquadri bene, la gente deve sapere. Ok, insomma, il sole quadrato, il CH, che è cosa che si sa, non si sa, insomma, manco lei. Buonasera! Ma guarda, fanculo!